Come possiamo riconoscere un ictus? I sintomi cardine dell'ictus vengono declinati attraverso quelle che sono le modalità più classiche della semeiotica neurologica. Ripercorriamo insieme alcuni di questi concetti. Le competenze neurologiche non sono evidentemente diffusissime, ma non possiamo paracadutare neurologi in tutte le ambulanze, in tutti i pronto soccorsi, in tutte le postazioni, diciamo, nel 118. Quindi le nostre competenze devono essere condivise proprio per creare come si suol dire, una mente collettiva che permette di attivare quella appropriata catena di soccorso che vada dal domicilio fino all'ospedale. In Umbria c'è una lunga tradizione di competenze e di know-how, per cui manuali, diciamo, con dottori umbri. Se si trovano in ogni store online. L'ictus inspiegabilmente non era considerata una malattia del sistema nervoso. È dal 1955 che l'ICD, l'International Classification of Disease dell'OMS, la inseriva tra le malattie cardiovascolari. E questo era effettivamente un problema perché per molti sistemi sanitari si considerava questa malattia in accordo alla classificazione, quindi di competenza internistica. Però le evidenze nate nei decenni dimostrano che la cura di questa malattia in ambito neurologico porta ad una prognosi più buona, a abbassare la mortalità, a minor disabilità. E quindi questo esilio dell'ictus in ambito cardiovascolare si è rotto nel 2017, includendone appunto nelle malattie neurologiche. La classificazione dell'ICD fa anche un salto di qualità perché oltre a dire che è una malattia del sistema nervoso, quindi cerebrovascolare, viene a classificare l'ischemico con l'emorragico, enuncia l'ictus ischemico in tutte le sottocategorie eziopatogenetiche, per cui codifica come malattia dei piccoli vasi, malattia aterosclerotica intracranica, malattia aterosclerotica extracranica, malattia cardioembolica. Malattia da cause multiple, malattia su base dissecativa, altro. Oltre a dare quindi una codifica eziopatogenetica, ci dà anche una classificazione clinica. Come in cardiologia, l'ICD-11 offre una sindrome clinica che può essere della cerebrale anteriore, della cerebrale media, della cerebrale posteriore. Quindi ci potremo trovare magari tra qualche anno a dimettere un paziente con uno scritto ictus cardioembolico della cerebrale media destra. Un po' come i cardiologi in qualche modo codificano l'arteria, la coronaria che presenta patologia e quindi si fa diagnosi di infarto miocardico, di trombosi IVA. Ancora in Italia non vale questa classificazione perché noi usiamo l'ICD-9, però pian pianino credo che questo penetrerà nella pratica clinica. I segni e sintomi della malattia derivano dalla quella che la, le basi anatomiche della malattia. Tutti ricordiamo l'omuncolo sensitivo, l'omuncolo motorio, di come le aree della corteccia riproducono in maniera, diciamo, proporzionale a quella che è la rappresentazione
No, somatotopica e le modalità espressive, caratteristiche del nostro organismo. La corteccia motoria, la corteccia sensitiva. In generale, quindi, deficit di forza, sensibilità, sono, diciamo, simmetrici tra i due emisferi. Tra i due emisferi, viceversa, un danno dell'emisfero dominante rappresenterà dei disturbi del linguaggio. Un danno dell'emisfero non dominante indurrà disturbi dello schema corporeo con eminegligenza, disturbi visivi. Anche questi non vanno sottovalutati, per quanto difficili da individuare senza un esame approfondito. Classicamente, la sindrome più frequente è quella della cerebrale media, perché è un vasto territorio con un'importante rappresentazione sia somatotopica sia statisticamente, diciamo, offre un alveo vascolare ampio dove gran parte di quello che succede nell'asse carotideo trova riscontro nel territorio della cerebrale media per motivi proprio, ecco, statistici. Ricordiamo come sia significativo abbinare questo paradigma che il TA sta allo stroke come l'angina sta all'infarto. Non tutte le persone che hanno angina avranno un infarto, però avere l'angina è un significativo predittore poi dell'infarto miocardico. Lo stesso per il TIA. I disturbi neurologici transitori non sempre portano ad un ictus, ma averli è un predittore di ictus nelle ore successive. Che sia un'ischemia transitoria, lo classificheremo il giorno dopo, perché c'è questa codifica temporale. Quindi, se il disturbo è leggero, sta migliorando, non possiamo esprimerci, non possiamo classificarlo, ma dobbiamo trattarlo come fosse un ictus, diciamo, in via di sviluppo. Dobbiamo modificare la storia naturale dell'ictus prima che induca danni irreversibili. Nella tabella vediamo come l'arteria cerebrale media, il suo tratto orizzontale, dando una trombosi completa, può indurre danni emisferici, vastissimi, cortico e sottocorticali. Viceversa, danni da una trombosi possa indurre lesioni più limitate, lesioni a carico delle arterie perforanti, quindi del nucleo della base più profondi. Un infarto parasilviano, uno del ramo superiore, uno del ramo inferiore, possa dare pattern parziali di danno a carico della cerebrale, del letto vascolare dell'arteria cerebrale media. Un infarto della cerebrale anteriore, il penultimo in basso, con il danno paramediano e la paresi prevalentemente crurale. E quindi, ecco, l'anatomia vascolare ci offre un correlato clinico e un correlato radiologico che in genere ci piace studiare e analizzare. La classificazione classica del, diciamo, inglese porta degli infarti totali o parziali del circolo anteriore, che più o meno possiamo vedere nelle prime due immagini, TAC e risonanza. Viceversa, infarti posteriori nel penultimo immagine, ed è infatti lacunare, in TAC e risonanza, piccole lesioni profonde. La clinica si abbina alla radiologia e in genere cerchiamo una congruità tra tutti i reperti, siano essi di semeiotica che radiologici. La scala a cui facciamo riferimento è quella del National Institute of Health Stroke Scale, l'NIHSS. Una scala che si sviluppa a fine degli anni Ottanta, con, io ricordo, dei video, dei VHS che venivano somministrati ai medici in una stanza. Bisognava rispondere a dei
casi clinici, scrocettando i punteggi, si partiva dallo stato di vigilanza, quindi c'era una simulazione di un paziente, dovevamo classificare se questo soggetto fosse sveglio, risvegliabile, se ci fossero compromissioni o se fosse in stato comatoso. Diciamo questi video adesso si trovano anche online, erano svolti in una specie di set cinematografico. Se non vado errato, quello che con la cravatta è il dottor Linden, che proprio somministra la scala per questo sistema di certificazione VHS. Si fanno delle domande, quindi quanti anni hai, dove siamo adesso, si valuta la motilità oculare, destra e sinistra, e si classifica danni parziali o completi della motilità oculare, si valuta il campo visivo, un occhio per volta, individuando se quando il soggetto vede comparire, no, il dito che si avvicina al campo. Ancora si valuta la motilità facciale, se ci sono deficit inferiori, parziali o completi di tutto il facciale, e poi la motilità degli arti, un arto per volta, quindi la classificazione non esiste, il Mingazzini, diciamo, come piace a noi, due arti mantenuti, ma si valuta un arto per volta, e si classifica se vi sia un sottoslivellamento, una caduta, una motilità solo contro gravità o una completa paralisi per il braccio destro, per il braccio sinistro. Poi si valuta la destrezza, e quindi la prova, diciamo, tallone, ginocchio, indice naso, un artroplegico non è valutabile. Ancora la sensibilità con, diciamo, laghetto, se vi siano alterazioni lievi o severe. Il linguaggio, nella prova anglosassone, c'è cioè proprio una vignetta da descrivere. Noi non abbiamo questo tool, diciamo, per motivi antropologici, non l'abbiamo mai implementato. Si valuta se il linguaggio sia normale, lievemente compromesso, gravemente compromesso, o se il soggetto sia mutacido. L'eminattenzione, quindi l'estinzione al doppio stimolo tattile, l'estinzione al doppio stimolo visivo, si classifica se vi sia o meno una modalità o più modalità compromesse. Questo è complicato da fare senza aver fatto un corso specifico. Quali sono i predittori di un ictus del circolo anteriore, del circolo posteriore? Grandi studi, diciamo, di clinica, ci danno alcune indicazioni. I triangolini rossi, diciamo, a sinistra, un grosso infarto del circolo anteriore è più spesso ha una causa, una fibrillazione atriale, quindi è cardiogenico. E più spesso viene trattato con la trombolisi endovenosa. Viceversa, un ictus del circolo posteriore in genere capita in soggetti con una bassa NIH, il triangolino azzurro più basso, per cui con un circolo posteriore impatta di meno quelli che sono i punteggi di deficit neurologico, e più spesso l'ictus del circolo posteriore capita in soggetti che hanno già avuto eventi cerebrovascolari. Questo è lo studio di Van Acker con una grande casistica. Se guardiamo anche il riquadro in alto a destra, l'ictus del circolo anteriore, come si possono distinguere da quello del circolo posteriore? In termini di emiparesi, che è l'ultima barra della piramide, non c'è grossa differenza. I disturbi di sensibilità, la disartria,
anche disturbi visivi, disturbi del linguaggio. Quello che fa la differenza per il circolo posteriore sono nella prima e più alta barra in alto i segni di brainstem, di tronco encefalo, quindi disturbi della motilità oculare. Le alterazioni della coscienza, disturbi cognitivi e segni cerebellari. Per cui, da un punto di vista clinico, qui c'è anche la curva ROC, i predittori più fedeli di un ictus del circolo posteriore sono appunto quelli dell'alterazione di coscienza e segni oculomotori o cerebellari. Il resto, se c'è un'emiparesi, un disturbo sensitivo, anche un grave disturbo del linguaggio, diciamo, non è così sensibile, un 70 contro un 40, anche la fase. Nel dubbio, ricordiamoci che, diciamo, fino a prova contraria, è comunque un ictus, quindi questa è una buona regola da tenere a mente. Se c'è un disturbo neurologico, meglio non sottovalutare. In generale, disturbi positivi, quelli formicolanti, beh, non sono disturbi deficitari, quindi classicamente la definizione dell'ictus è associata a un disturbo deficitario. Poi è chiaro che il vissuto del paziente, altre situazioni intercorrenti possono darci un interlocutore che lamenta, diciamo, una fenomenologia non sottovalutare. Senso oggetto ti guarda. Anche se non ci sono gravi deficit di lato, ma non ha produzione verbale, ricordiamoci, ci può essere un disturbo del linguaggio, quindi il mutacismo, o diciamo, rispondere con parole stereotipate, diciamo, ripetitive, può celare anche un disturbo afasico. È nella clinica di tutti i giorni riuscire a implementare quelle che sono le più banali o le più fini competenze neurologiche per portare queste competenze al servizio, diciamo, della comunità e selezionare i pazienti giusti da portare nell'ospedale giusto con le modalità giuste.